Buonasera e ben ritrovati nella seconda edizione di Sport Today. Apriamo con il calcio. Siniša Mihajlović sarà in panchina a Venezia questa domenica con il Bologna che sfida nella 36esima giornata di Serie A i Lagunari al Penso alle 15. Oggi, così come aveva fatto ieri, l'allenatore rossoblù ha diretto l'allenamento del pomeriggio e sarà presente davanti ai giornalisti domani alle 10 in conferenza stampa per presentare la gara. E allora andiamo anche a capire quelle che saranno le possibili formazioni, le possibili scelte di formazioni, pardon, di Siniša Mihajlović con Skorupski in porta, Sumarou, Medel e Theat che dovrebbe fare il proprio ritorno nell'undici titolare dal primo minuto, così come De Silvestri al posto di Cassius, Icchi a sinistra, Schouten e Soriano in mezzo con il doppio Dominguez-Schouten a centrocampo, Barro in vantaggio per ora su Orsolini o Sansone, con Arnautovic che guiderà l'attacco dei rossoblù che giocheranno dunque domenica contro il Venezia. E allora nell'edizione delle 18:30, anche per capire le ultime da Venezia, abbiamo sentito il collega col collaboratore di varie testate, tra le quali Gazzettino e ANSA, Tommaso Borzomi, che ha fatto il punto sulla squadra di Soncini. Diciamo che ormai è praticamente fatta, nel senso che manca solo la matematica a condannare una squadra che ci ha provato soprattutto nel primo girone, nel girone d'andata. Nel secondo 5 punti sono troppo pochi per sperare di una salvezza ed effettivamente è quello che sta succedendo. Cioè, una squadra che ormai ne è uscita con le ossa rotte dalla partita di ieri, poteva essere la svolta, ma evidentemente non c'è più molto da fare. 7 punti sono troppi. Allora, Paolo Zanetti è stato artefice di quello che è stato considerato un miracolo, c'è chi lo ha battezzato il San Paolo da Valdastico, perché l'altro anno è stato in grado, grazie anche insomma allo staff tecnico, di raggiungere una salvezza, una promozione insperata. Quest'anno invece ci ha provato, mettere insieme 19 nazionalità non è stato semplice, è stato smembrato il gruppo, che era una componente molto 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 importante di questo Venezia, e dopo gennaio c'è stato evidentemente un tracollo, qualcosa si sarà rotto, una campagna acquisti forse non all'altezza di quello che ci si aspettava, e di conseguenza la scelta è arrivata prevalentemente dall'America, dal presidente Niederauer, che ha scelto di dare il ben servito a Zanetti. Ricordo che durante l'ultima partita in casa i tifosi hanno espresso massima solidarietà a Zanetti, a Poggi e Collautu, direttore tecnico e direttore sportivo, per garantire a loro una vicinanza. Ecco, il tifo organizzato ha anche fatto una protesta contro la scelta di mandare via Zanetti, pur ben accogliendo Soncin, che era l'allenatore della primavera e che per 2 anni ha lavorato assieme allo staff tecnico. Io mi aspetto almeno qualche considerazione negativa da parte del tifo nei confronti della società lagunare. Ad oggi la prevendita segnava 5.800 tagliandi venduti, il Penza ha una capienza di 11.000, se non sbaglio da Bologna dovrebbero arrivarne 1.500, per cui non ci sarà il tutto esaurito. Rimaniamo sul calcio, ma su quello giovanile, perché va verso la chiusura anche il campionato primavera del Bologna. Domani alle 11 fuori casa l'impegno contro il Verona, e poi ci sarà la sfida contro il Pescara per chiudere così il campionato. All'interno di BFC Week, rotocalco che pubblica il Bologna settimanalmente, è stato intervistato il capitano della primavera, Riccardo Stivanello, che ha parlato del momento della squadra. Diciamo che inizialmente abbiamo faticato, però sapevamo che eravamo una squadra giovane che doveva crescere e diciamo che si è visto nel girone di ritorno. Abbiamo fatto un gran girone e se fossimo partiti un po' prima con la nostra risalita siamo arrivati anche ai playoff. In casa ci troviamo molto bene, infatti abbiamo fatto molte vittorie nel girone di ritorno e anche in quelle d'andata, accompagnati con molti clean sheet. E diciamo che ci troviamo proprio a nostro agio in casa. Tu venivi da un'annata vissuta giocando a 4 sempre con Luca Vigiani, quest'anno sei passato alla difesa a 3. Come ti trovi? Ti trovi meglio nella difesa a 4 o in quella a 3? Quest'anno mi sto trovando molto bene nel ruolo centrale dei 3 difensori perché mi permette sia di coprire le spalle i 2 braccetti di difesa e sia magari di impostare meglio stando al centro. Beh, la tua stagione comunque è stata senz'altro positiva, lo dimostrano le tante panchine fatte in prima squadra. Ti aspetti di riuscire a giocare qualche minuto dopo che alla fine? L'ambizione è quella, adesso mancano poche partite, speriamo di riuscirci.
testimoniata anche la tua bellissima stagione dalle presenze e le convocazioni in azzurro. Raccontaci un po' le emozioni che hai vissuto in quegli stage. Sì, quest'anno ho avuto la possibilità di indossare la maglia azzurra, è stato un onore, non l'avevo mai indossata prima e spero di continuare a rimanerci dentro e di continuare la mia carriera anche in azzurro. Adesso passiamo al basket, oggi la Virtus in campo nella trasferta contro Sassari dopo aver trionfato in trasferta in Eurocup contro Valencia e poi ci sarà domenica anche la sfida contro Brescia per la Virtus che finirà così poi il campionato di A1 da matematicamente prima. Finisce anche il campionato di A1 per la Virtus femminile che perde gara 4 della finale scudetto contro Schio e dunque sfumano i sogni per la Virtus femminile, gara 4 persa per 69-84 in un Palladozza che ha fatto il record stagionale di pubblico, quasi 4.000 persone presenti per l'edizione di una finale scudetto femminile, non era mai accaduto. Passiamo adesso invece allo sport paralimpico con il sitting volley perché l'Emilia Romagna, come sarà la capitale della pallavolo paraolimpica, il 7 e l'8 maggio a Cesenatico e il 21 e il 22 sempre di maggio a Budrio ci saranno le finali maschili e femminile di sitting volley che grazie al supporto di INAIL e Centro Protesi di Budrio si disputeranno così nella nostra regione. Vediamo le interviste. Un evento del genere con INAIL che cosa rappresenta per voi? Cioè, per noi rappresenta tantissimo perché in questa maniera abbiamo coinvolto tantissimi attori, iniziare dalla regione Emilia-Romagna che sappiamo ha sottoscritto un evento con FIPA per portare tanti eventi in Emilia-Romagna, fra i quali anche queste finali nazionali del campionato di sitting volley maschile e femminile. Non so, c'è un altro valore aggiunto, il fatto del luogo dove facciamo questa conferenza stampa, qui al centro INAI di Vigorso, che è un'eccellenza della nostra regione e della nostra nazione. Sempre è buono avere eventi come questi. Una cosa che dobbiamo sottolineare è la crescita del movimento del sitting volley in Italia. Ogni anno sono più squadre che aggiungono al movimento e così speriamo che piano piano più gente venga a lavorare con noi, magari trovare nuovi atleti. Importante anche fare questa conferenza qua su questo centro di riabilitazione che per noi è sempre buono magari andare a ricerca di nuovi atleti. E con questa intervista si chiude così la seconda edizione del nostro telegiornale sportivo. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata a tutti.